Buonasera Massimo, buonasera Gianluca, buonasera mister Bucaro per commentare questa bruttissima partita iniziata male, dopo 30 minuti già tre giocatori a scaldarsi, segno che qualcosa non ha funzionato. Sì, buonasera a tutti innanzitutto, sì, sicuramente non sta andando bene, è difficile commentare comunque quando perdi 4-0, anche se mi sembra un po' troppo il risultato, però noi abbiamo fatto poco, abbiamo iniziato anche benino, ma poi piano piano dopo il gol ci siamo un pochettino persi. Soprattutto il gol è arrivato con un movimento di Pucciarelli, per carità, qualità importanti di Pucciarelli, però è stata spezzata in due, un raddoppio in maniera abbastanza imbarazzante, e poi il Pescara non ha più prodotto nulla. No, sì, non siamo stati attenti in quella situazione, quando vai in svantaggio poi diventa più difficile perché cercavamo di fare qualcosina ma eravamo lenti, giravamo la palla sempre dietro, quindi davamo a loro la possibilità di mettersi a posto e poi sulla riconquista di ripartirci, quindi siamo stati un po' disattenti sull'1-0 e abbiamo fatto poco per poter recuperare la partita. Per tanti versi è sembrata una partita facsimile a quella di Gubbio, centrocampo con De Marco e Meazzi mezze ali, quindi centrocampo leggerissimo che non è riuscito a produrre in termini di qualità e ha sofferto puntualmente quando doveva fare la fase di non possesso. Perché queste scelte? Ma parliamo prima, poi parliamo delle scelte. Al di là, secondo me è un po' diversa la partita di Gubbio, anche se il risultato uguale, dove abbiamo fatto, secondo me, più male di stasera. Questa sera un minimo di reazione l'abbiamo avuta, abbiamo creato qualcosa, abbiamo preso pure due pali. Adesso non voglio raccontare le barzellette, sicuramente. Al risultato acquisito dopo un 4-0 non c'è neanche, non siamo stati bravi a concretizzare quello che in qualcosina abbiamo creato, ma abbiamo fatto poco. Le scelte vanno fatte in base a quello che si vede durante la settimana, il mister fa le scelte, si accettano, poi ti può andare bene, ti può andare male, ultimamente è andata male, ma non è un discorso se è più leggero, se è più pesante. In questo momento secondo noi erano più affidabili loro, soprattutto anche perché D'Agasso, quando è entrato nel secondo tempo, per carità, risultato acquisito, però comunque ha messo un certo dinamismo, ha messo una certa intensità, forse in un ruolo, quello di play, dove i giocatori delle caratteristiche che vorrebbe il mister a conti fatti non ci sono, è quello che si ci avvicina di più. No, sicuramente lui è entrato bene, Matteo, ha fatto anche discretamente secondo me in una giornata negativa per tutti, però dopo è più facile parlare, poi sulle scelte ce ne assumiamo le responsabilità, sono state scelte nostre, la partita è andata male, faccio i complimenti alla Vispesa, noi siamo stati un po' ingenui, però il risultato è chiaro, voglio dire, c'è poco da raccontare. Io le faccio le mie ultime due considerazioni, poi la linea allo studio per una domanda. La prima, chiaramente immagino non abbia sentito il mister Zeman perché domani ho l'intervento chirurgico, quindi a quest'ora credo che non l'abbia sentito, facciamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione, torna presto mister, ci conferma che non l'ha sentito? No, ancora non l'ho sentito, anche perché sono andato negli spogliatoi, adesso sono salito qui, ora non so, è un orario un pochettino pure particolare, vediamo se dopo ci riusciamo a sentire. Ecco, l'ultima un po' cattiva la faccio io, è chiaro che dopo una prestazione così la guida tecnica va in discussione, al di là che è Zeman e delle condizioni di salute del mister, vi sentite in discussione? Ma quando uno fa allenatore è sempre in discussione, non è quello il problema. Noi cerchiamo di fare il massimo, di trarre il massimo da questa squadra, il mister ha tanta fiducia di questi ragazzi, poi quando i risultati non vanno è normale che l'allenatore viene messo in discussione, è la legge del calcio, però non è che ci sentiamo o non ci sentiamo, viviamo il momento, che è un momento negativo. Studio per Bucaro, che ha l'auricolare e vi ascolta. Gianluca Colonnello, intanto saluto Giovanni Bucaro. Gianluca. Ciao Giovanni. Sì, buonasera. Ciao. Ciao Gianluca, ciao. Bello rivederti. Ciao. Anche se la serata, anche io se non la ti serata, vedo, però mi fa piacere sentirti. Anche a me. Ti volevo dire, oltre la partita, ho visto soprattutto ci sono queste continue disattenzioni e un ripetersi di disattenzioni. Noi sappiamo che tu hai giocato, abbiamo giocato, che quando ci sono non arrivano i risultati si perde in sicurezza e quindi si va subito in difficoltà, però questo ripetersi ogni volta di queste, soprattutto dei singoli, ogni volta cambiano errori dei singoli, disattenzioni.
No, sicuramente le disattenzioni ci sono state. Noi siamo passati da prima di Gubbio, che avevamo preso, se non sbaglio, 2 gol in 6 partite, a prenderne adesso 10 in 3 partite. Viviamo questo momento che è negativo. Quando il momento è negativo si accavallano, diciamo, le situazioni, fai un errore e prendi gol, perché anche oggi non voglio togliere i meriti alla Vispesaro, 4 azioni, abbiamo preso 4 gol. Noi abbiamo avuto anche qualche occasione, ma non siamo riusciti a segnare. L'ultima, e salutiamo Bucaro. Ma io faccio una domanda così veloce al mister: non si riesce ancora a trovare una quadra a centrocampo, è così o no? Ma sicuramente, se guardiamo un pochettino l'andamento fino ad oggi, forse è l'unico reparto dove si è cambiato di più. Non lo so se non siamo riusciti a trovare la quadra, però sicuramente è il reparto dove abbiamo cambiato spesso.